Oggi ci troviamo a Brands Hatch, è un circuito automobilistico, è sempre al BTCC, Quick Fit, sponsorizzato da Quick Fit, uno degli eventi più importanti automobilistici. Due settimane fa sono stato a Silverstone, sempre per lo stesso evento, per lo stesso circuito, ma oggi è impressionante vedere la gente che c'è qua in questo circuito e la visuale, da quel poco che vedo, è... Allora, come a Silverstone, c'è qua una bellissima organizzazione, tutto molto bello. Adesso sta cominciando il giro di riscaldamento del BTCC, la gara principale, anche se c'è Formula 4 che purtroppo sono arrivato leggermente in ritardo, che era appena finito la prima sessione. Ci sarà una sessione anche nel pomeriggio e qua guardiamo le bellissime macchine. Questa qua è una del BTCC. Adesso andiamo a cercare una postazione dove si può vedere tutto. In pratica la pista qua è molto bella rispetto a Silverstone. Se tu trovi una posizione in alto, in pratica vedi tutto il circuito. È veramente molto bello. Adesso vado un po' a curiosare in giro. Vediamo tutta la gente che si sta preparando ad arrivare sulla linea di partenza, se sono sponsor o guest, non lo so cosa sono queste gente. Sto facendo il giro di riscaldamento. Oh,
Allora, abbiamo visto la prima corsa, forse ci sono riuscito a filmarla, c'è stato un incidente, infatti sono in bandiera gialla e quindi torno un pochettino sulla pit lane e vado a vedere le cose un po' in giro, anche se questo è l'evento più importante che c'è della giornata, però c'è tanto da vedere, quindi voglio farmi un giro, vedere un po' quello che c'è qua. Allora, la prima corsa è finita, che vabbè, non è la prima della giornata, ma è la prima corsa che ho visto per intero. Era il PTC, la gara principale. Ora ci sono ancora altre gare, ora corrono le mini, poi ci sono le Porsche, e vediamo nel pomeriggio cosa ci sarà. A breve inizierà il campionato mini, non credo sia lo stesso che c'era l'ultima volta a Silverstone, penso che queste siano un pochettino più potenti, quindi non c'è il ragazzo italiano che abbiamo conosciuto l'ultima volta, vi lascio comunque l'account in descrizione per seguirlo e supportarlo, visto che un italiano che corre nel Gran Premio Mini inglese è una cosa molto rara, scusate la luce, ma non è una giornata bellissima. Però allora, una cosa che mi ha stupito rispetto a sì, questa qui c'è molta più gente e adesso vi faccio vedere, praticamente è pieno ovunque. È veramente bello il circuito, non l'ho mai visto, era la prima volta che vengo in questo circuito e devo dire che mi ha sorpreso. Unica differenza che a Silverstone con lo stesso biglietto entravi dappertutto, qua con il biglietto che con l'invito che ho io posso entrare solo nell'area floor, per andare ad esempio sugli spalti qua o quegli altri che vediamo di là c'era da prendere un ulteriore biglietto qua, oppure potevi fare la richiesta del VIP ticket, però il VIP ticket non spendo soldi per prendere il biglietto dei pittiti, anche perché io qua sono venuto praticamente su invito, quindi non ho pagato. Allora, passiamo nel reparto di Formula 3. Questo dovrebbe essere un team italiano. With more drama.
stanno correndo ancora le... Non so se mi ok, adesso ho un minuto di tregua. Allora, stanno correndo ancora il BTCC, sarebbe British Tourist Card Competition. Allora, io adesso mi apposto vicino alla partenza perché vorrei vedere le Formula 4, oppure mi fermo qua e dopo le Formula 4 la mia giornata è finita, penso di andare a casa, anche se ci sono ancora gare, anche se c'è la premiazione del campionato britannico, la finale, e quindi penso che andrò a casa, anche perché sono qua in treno, non sono venuto in macchina e c'è una navetta sola che va avanti e indietro ogni mezz'ora, quindi voglio prendere la prima possibile. Per la seconda partenza, sono proprio qua sulla linea della partenza o del traguardo, come preferite. Aspettiamo che sono strutture di ricognizione e penso li facciano la partenza con le stesse posizioni di prima, perché non hanno finito neanche il primo giro. Andiamo a vedere, questa è la pista. Macchina si è posizionata, bandiera verde. Abbiamo visto anche qualcosa dalla Formula 4, anche se il tempo comincia a farsi brutto. Faccio l'ultimo giro qua nella pit lane dove non sono stato prima, faccio un po' di video qua e poi direi che è tutto e ci vediamo al prossimo video, quando sarà.